Questo è uno dei più grandi radiotelescopi d'Europa e sicuramente il più grande in Italia. Ci troviamo in Sardegna, siamo al Sardinia Radio Telescope vicino a San Basilio e quello che vedete alle mie spalle è il Sardinia Radio Telescope, uno dei telescopi più grandi d'Europa e uno dei più potenti. Si tratta di un'antenna di 64 metri di diametro, più della metà di un campo da calcio per farci capire, ed è veramente un pezzo di tecnologia straordinario. Ma che cosa ci serve un radiotelescopio? Perché sono così grandi? Perché hanno questa forma? E cosa possiamo osservare grazie a questi strumenti? Oggi lo scopriremo insieme andando a vedere una delle eccellenze italiane più belle. Andiamo a vederlo più da vicino. Guardate anche Marco come sta bene col suo caschetto. Let's go ski, ragazzi. Let's go ski. Raga, questo affare da qua sotto è gigantesco. Una cosa che ti faccio notare subito è il sistema di movimento dell'antenna. Ok. L'antenna ha tutta la struttura portante, si chiama Lidada. La struttura portante è poggiata su un sistema di rotaia che consente all'antenna di ruotare su se stessa e quindi cambiare la posizione in azimuth. Il movimento dell'antenna ovviamente è una combinazione dei due movimenti, rotazione e inclinazione della parabola. Questa combinazione fa sì che la SRT possa puntare praticamente in qualunque direzione che vedi qui intorno nel cielo. Quando è in questa posizione, allo zenith, l'antenna è parcheggiata. SRT è un'antenna, un telescopio per osservare le onde radio. Quindi in pratica, le onde radio, che cosa sono? Beh, sono semplicemente un particolare tipo di luce. Noi esseri umani, con i nostri occhi, possiamo vedere solamente una piccola parte dello spettro elettromagnetico, chiamato spettro visibile. E anche le onde radio sono solamente una parte dello spettro elettromagnetico e hanno una lunghezza d'onda maggiore rispetto allo spettro visibile. Quindi in pratica sono invisibili ai nostri occhi, ma possiamo vederle con i radiotelescopi. E la forma parabolica serve proprio a questo. Siccome le sorgenti che osserviamo sono lontanissime, la forma a parabola dirige il segnale in un punto focale, con un sensore super sensibile. In questo modo possiamo amplificare un segnale molto debole che arriva anche da decine di migliaia di anni luce, forse anche di più. SRT in particolare osserva tra 300 MHz e i 100 GHz, quindi ha un intervallo di frequenze osservative estremamente ampio, probabilmente il più ampio che abbiamo in Europa. Può osservare tutta una serie diversa di oggetti o di strutture del nostro cosmo. Le infrastrutture sono fatte così per limitare il più possibile l'impatto, come vedi sono poco impattanti. Sono praticamente murati qua dentro perché tutte queste strutture spesse di mattoni hanno due scopi fondamentali. Il primo è quello di evitare di deturpare troppo il paesaggio e il secondo è quello di schermare quanto più possibile le interferenze. Infatti qua non deve assolutamente funzionare nulla, wifi, qualunque sistema di comunicazione deve essere assolutamente spento perché potrebbe andare a fare interferenza col radiotelescopio e quindi a rovinare le osservazioni. Tra l'altro, infatti, anche il telefono qua non prende nulla. Così come le recinzioni sono molto leggere per impattare il meno possibile, il che significa che ogni tanto qualche animale riesce a rompere dei punti di rete e ti ritrovi con qualche animale in giro. Qui si conviveva con mucche, cavalli, e quindi si arrivava qua e spostavi le mucche per entrare in sala di controllo. Questi sono gli schermi di controllo per la gestione delle osservazioni. In questo primo schermo si possono vedere tutte le varie diagnostiche su quello che è la meccanica dell'antenna. Vediamo dei codici rossi perché l'antenna è parcheggiata e quindi significa che gli assi di movimento dell'antenna sono bloccati. Da questo primo pannello invece si gestiscono le osservazioni. Le osservazioni di SRT sono molto semplici in qualche modo dal punto di vista operativo, nel senso che quando si viene qui ad osservare si utilizza una schedula in cui vengono date all'antenna tutte le informazioni sulla sorgente da osservare, quanto tempo, con che ricevitori, che tipo di back-end. Il secondo pannello invece è un pannello di, se vogliamo, di controllo. Questo cerchio con i vari puntini verdi è il controllo della superficie attiva.
SRT è dotato di una innovazione tecnologica eccezionale che garantisce la massima efficienza possibile per antenne di grandi dimensioni, che è questa superficie attiva. La superficie parabolica dell'antenna non è un disco fisso, ma è una composizione, un mosaico, diciamo così, di oltre un migliaio di pannelli, ognuno dei quali è posizionato su degli attuatori, pensate dei pistoncini in qualche modo, che riescono a modificare in maniera micrometrica la posizione dei pannelli. Chiaramente non è che stiamo parlando di... Non vedrete mai i pannelli che si spostano, perché le posizioni sono veramente piccolissime, però aggiustare la forma della parabola è fondamentale per garantire la massima efficienza, per esempio quando cambiamo frequenza oppure quando cambiamo posizione focale. Abbiamo un monitor di vento, il vento è uno dei, dopo le interferenze radio, il vento è il secondo, diciamo, grande nemico di un'antenna di radio di queste dimensioni. So cosa state pensando, ma potremmo usare questo oggetto qua dietro per cercare civiltà aliene? Beh, sì e no. In effetti, questo signore qua fa già parte del programma SETI, ovvero il programma per la ricerca di vita extraterrestre. Ma uno dei più grandi limiti di queste osservazioni è proprio la distanza. Una civiltà extraterrestre dovrebbe emettere segnali potentissimi da migliaia, milioni, miliardi di anni luce. E come abbiamo visto, più siamo lontani e più il segnale si attenua. Quindi sarebbe comunque difficilissimo rilevare un segnale radio artificiale da distanze così grandi. Insomma, comunque non potremo fare come nel problema dei tre corpi, di cui abbiamo parlato in un video precedente, dove praticamente usiamo un radiotelescopio come questo per messaggiare tipo WhatsApp con gli alieni. Non funziona così. Insomma, morale della favola, è bello immaginare alieni e cose fantascientifiche, ma la realtà è che questi strumenti servono a farci capire meglio come funziona il nostro sistema solare, la nostra galassia, il nostro universo. E se oggi sappiamo un sacco di cose su tutti questi argomenti, è soprattutto grazie a oggetti come questo, che ci permettono di ricevere un sacco di dati, di studiare, di analizzare, di fare modelli e quindi di prevedere anche quello che potrebbe succedere in futuro. Quindi, riassumendo, grazie all'SRT possiamo osservare nebulose, il centro della nostra galassia, pulsar, stelle. Chi più ne ha, più ne metta. Il tutto con una tecnologia all'avanguardia, una precisione e un'efficienza millimetrici e soprattutto direttamente dall'Italia, in cui, bisogna dirlo, siamo una grandissima eccellenza, soprattutto per quello che riguarda la ricerca astronomica e astrofisica, ma anche in generale per tutto quello che riguarda lo spazio. E purtroppo se ne parla davvero troppo poco. Comunque oggi vi ho fatto vedere un oggetto straordinario. Ovviamente spero che questo video vi sia piaciuto, se è così non dimenticate di lasciare un bel like e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Detto questo, io vi saluto. Qua è Victor, passo e chiudo e noi ci vediamo la prossima volta con un altro video. Ciao! Intanto ne approfitto anche per ringraziare i nuovi abbonati del mese, Fab Astronomy e Reddy Nilius. E vi ricordo che se volete abbonarvi per dare un sostegno al canale potete farlo cliccando semplicemente sul tasto abbonati subito sotto al video di fianco al mio nome.